He's not gonna lay. A distanza di 24 ore, l'origine e la composizione della schiuma comparsa sulle acque del canale Albani ieri pomeriggio risultano ignote. Di certo c'è che la Capitaneria di Porto ha immediatamente segnalato l'accaduto in procura e che tuttora sono in corso delle indagini. La schiuma che si era ormai depositata a ridosso della diga di Cannicci al Ponte Storto è stata campionata dagli uomini dell'ARPAM intervenuti assieme ai funzionari dell'Ufficio Ambiente del Comune di Fano e tuttora sono oggetto di analisi approfondite per conoscerne la sostanza e la provenienza e quindi risalire alla loro origine. Ogni ipotesi è aperta, dalla sostanza chimica sversata nel canale alla fermentazione naturale delle sostanze presenti sul fondale, in uno specifico punto del corso d'acqua. Ignoto al momento anche il punto d'origine della schiuma, in quanto gli uomini della Capitaneria di Porto, coordinati dal comandante Liana Di Donato, sono stati contattati nel tardo pomeriggio, quando ormai la sostanza schiumosa era tutta addossata ai cannicci. Da diverso tempo la Procura e la Capitaneria stanno indagando su afferimenti abusivi in mare, alcuni mesi fa su alcuni scarichi di acque meteoriche che arrivano a mare, privati si erano allacciati per attività non consone. Anche nel canale Albani sono presenti queste tipologie di scarico, che sono tuttora sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti.